Amici di Wii Motorsport, oggi nuovo appuntamento, nuova esperienza. Intervistiamo un pilota e anche un grande team manager. Sto parlando di Virginio Ferrari e quindi gli diamo il benvenuto. Ciao Fabrizio, ciao a tutti quanti. Benvenuto. Quindi sfruttiamo la tua esperienza anche per aneddoti o per capire meglio certe situazioni o certe dinamiche. Di sicuro, un argomento di attualità che ci riguarda oggi è l'argomento della sicurezza. E chi meglio di te che nella tua carriera te ne sei anche occupato personalmente? Sì, da buon rivoltoso o anche da ribelle. Questo perché quando ho iniziato negli anni 70 correvamo su piste che forse piste non erano, erano più circuiti stradali, e quando si arrivava su circuiti tipo Paul Ricard sembrava di sognare, perché erano veramente di una levatura tecnica, tecnologica e di sicurezza al di sopra di tutti gli altri che in quel momento venivano utilizzati per il campionato mondiale. Poi, mano a mano che si sviluppavano nuovi impianti, si tendeva chiaramente ad ottenere all'uscita, all'esterno delle curve, uno spazio di fuga adeguato, perché in caso di dritto, in caso di scivolata, il pilota potesse avere sufficientemente agiatezza per non andare a sbattere contro qualcosa e quindi avere importanti conseguenze fisiche ma anche psicologiche, perché molti piloti hanno rimediato una carriera non troppo soddisfacente dal lato risultati, perché condizionati da quelle che erano appunto le gravità vissute in incidenti, in cadute precedenti. E quindi la differenza tra certi piloti e certi altri era dato proprio da questo particolare. Oggigiorno, per fare un paragone su un qualche cosa che io reputo non adeguato a quello che è la mentalità del nostro ambiente, delle competizioni, o perlomeno quello che era la mentalità. Quando si parlava di circuiti pericolosi, si poteva notare, si poteva constatare che certi piloti erano particolarmente adatti ai tracciati pericolosi e quindi altri si barcamenavano in posizioni di rincalzo proprio perché occorreva mettere il cuore o gettare il cuore oltre l'ostacolo, per usare una frase fatta. Significa cosa questo? Che particolarmente nei curvoni veloci, dove tu sai di non avere spazio di fuga, sai che c'è un guardrail nascosto da balle di paglia, così accadeva al tempo, e quindi il dover tenere aperto, perché tirare il gas in un curvone di sesta significava lasciarci immediatamente mezzo secondo. In caso di caduta però tu non avevi scampo, in caso di caduta potevi rischiare veramente di lasciarci la vita. Ed è per questo che quando mi sono reso conto dopo un paio d'anni di competizioni, nel 1975 passai senior, cioè tra i professionisti, dopo 2 soli anni di apprendistato nella categoria junior. Entrando in certi luoghi, esempio Francorchamps, Spa Francorchamps in Belgio, Imatra in Finlandia, notavi immediatamente che la classifica al termine delle prove era, rispetto a certi altri luoghi, esempio Mugello, Misano, Jarama, Silverstone, Assen. Però Assen era già qualcosa di particolare, un po' pericoloso. Intendevo dire con questo che su certe piste pericolosissime alcuni piloti, e faccio un esempio,
Philippe Coulon, svizzero, Michel Rougerie, francese, avevano qualche cosa di particolarmente a loro agio su quei tracciati. E questo era da riconoscersi, questo era da mettere sul piatto della bilancia se tu, quando tu sei onesto con te stesso e ti rendi conto che hai lasciato magari qualche percentuale di margine sicurezza in un certo curvone, in un certo punto dove rimanevi, non dico in conserva, per utilizzare un termine virgolettato, ma stavi molto attento a non esagerare, ecco, non andavi a cercare certi rischi. Scusatemi il gioco di parole. Questo era il significato e la differenza nel competere su alcuni tracciati. Quindi a te stava la decisione psicologica e agonistica di andare a portare il mezzo che avevi tra le mani oltre quello che si diceva il 100%. E questo accadeva quasi sempre su quei tracciati, chiamiamoli normali, dove c'era una sicurezza accettabile. Sui tracciati invece dove l'eventuale caduta poteva costarti la vita, era molto differente. Quindi, mano a mano che inizi, quando competi su livelli alti, e quindi campionato mondiale, e ti ritrovi a iniziare a cadere, perché portare un mezzo al limite significa cadere sovente. Un pilota professionista conta almeno una dozzina di cadute per stagione, minimo. Quindi vedere o pensare o ritrovarsi a strisciare per terra su certi tracciati, vi assicuro che poteva in certi casi costare caro. Io l'ho detto più volte e lo ripeto ancora in questa occasione, da quando ho iniziato a correre a quando ho chiuso la mia attività, e quindi parlo dal 72 al 92, ho perso, sono mancati, per meglio dire, 23 amici, 23 colleghi, 23 piloti. E questo dà un segno evidente di quanto fosse pericoloso in quel periodo. Assolutamente, e anche adesso che tutte le protezioni, si sono fatti anche dei lavori sulle piste, bene o male ci sono anche dei designer come anche per dire uno Jarno Zaffelli della Dromo che progetta piste e ha fatto anche dei grandi lavori per gli autodromi o anche Lino Avisano o anche Dainese, Alpinstar per le tute, comunque tutto è migliorato, tutto è meglio, però ci sono anche altri problemi perché adesso si va molto più forte e comunque anche gli spazi di fuga con il verde fuori dalle piste, l'asfalto, anche per la Formula 1 che in un certo punto di vista dopa un po' il risultato anche nelle moto perché coincide anche di uscire e la perdita di tempo e tutto quanto. Anche le qualifiche della Moto3 dove ci sono state tutte queste morti, come anche l'ultimo che è stato lo svizzero De Pasquier nelle qualifiche del Mugello, non ci si dà pace, ecco. L'andare forte o l'andare più forte, come tu hai detto, è relativo, perché nel nostro periodo si andava a oltre 300 km orari molto facilmente, ma non è tanto il discorso della velocità massima. Il punto essenziale è quando tu cadi, devi avere la possibilità di smaltire quella velocità, quella forza di inerzia una volta toccato terra, senza toccare ostacoli. Perché? Perché tu puoi farti
molto male anche a 50 km orari. Intendo dire che se cadendo tu urti qualcosa con la parte addominale, la parte lombare, e che quindi vai ad avere un danno interno, reni piuttosto che fegato, piuttosto che milza, ti possono causare veramente danni a volte irreparabili. Ecco perché la cosa importante è non urtare qualcosa, ma il non urtare qualcosa significa anche non essere colpito da un qualcosa che quasi sempre in caso di caduta può essere la tua stessa moto, perché a volte vengono fuori certe carambole dove mai sai, dove la moto che decolla, che inizia ad avere un repentino toccare a terra e rimbalzare in alto. Se per caso tu ti trovi a stretto contatto con il tuo mezzo, è purtroppo successo in passato che la moto stessa ha colpito il pilota e sfondamento toracico oppure fratture vertebre cervicali, cioè dei danni irreparabili sono purtroppo capitati. Ecco perché quando io vedo in competizioni attuali un pilota a terra, rabbrividisco, perché vedo che nessuno chiude il gas, vedo che nessuno segnala l'inconveniente agli immediati inseguitori, perché tutti gli altri, che uno sia il leader della corsa o che sia anche in posizioni mediane, ha sempre qualcuno dietro, e se tu non segnali, se tu non sei così accorto e veloce, rapido nel movimento a segnalare a chi ti segue, che è in scia, che non magari tu stesso copri quello che può essere il pilota a terra o la moto a terra, un ostacolo qualunque che si ritrova in carreggiata, in pista, vuol dire che spessissimo vengono fuori conseguenze così gravi che possono anche costare la vita al pilota che è a terra. Ecco perché il tipo di regolamento o i vari regolamenti che ci sono oggi che prevedono sanzioni ai piloti qualora fossero scorretti durante la competizione, bla 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 bla, a me fanno abbastanza sorridere, scusatemi il termine, perché i fatti che sono sempre accaduti in pista negli anni passati si sono risolti e si sono sempre risolti tra pilota e altro pilota. Quindi il fatto che ci fossero anche circuiti pericolosissimi stava a significare che il pilota che commette una irregolarità, chiamiamola così, di solito non è fatta apposta, non è fatta volutamente, non è fatta con cattiveria. Uno può arrivare lungo in frenata, uno può incrociare la traiettoria di un altro, uno può aver avuto un problema che l'altro non... Ma c'è sempre un modo per segnalare le proprie scuse. Quando invece accade quello che vedo purtroppo avvenire oggi, che due si magari in una fase un po' concitata della bagarre tocca un altro, ma perché dover far intervenire una commissione che dà delle penalità oppure un rientro ai box con penalizzazione? Ma tutto questo non fa parte, non è nello spirito della competizione. Lo spirito della competizione è qualcosa di estremamente limite pericoloso, ma dove c'è ed esiste e rimane il rispetto per la vita dell'avversario e il rispetto per l'avversario. È una sorta di arte marziale, voglio dire, è una sorta di competizione portata all'esasperazione, dove tu stesso sei conscio di tutto quello che stai vivendo. Ed ecco il motivo per cui non occorre che un qualcun altro intervenga come arbitro. Questo non è un incontro di pugilato, un incontro di karate o quant'altro. Questo è una situazione che
determina in pista decisioni al millesimo di secondo, decisioni fulminee, dove tu puoi essere in condizioni così inspiegabili dal lato osservazione dall'esterno, che non sempre si può capire il perché un pilota ha agito o ha fatto quel tipo di azione. Ecco il motivo per cui io ritorno a quello che dicevo all'inizio. È un qualche cosa che ha un pochino degenerato, è andato un po' sopra le righe e a me non piace per niente. E devo dire che non sono soltanto io a pensarla così, sono anche piloti attuali o piloti che hanno già una certa età, che sono già da una quindicina o ventina di anni sui circuiti, nelle competizioni, e che la pensano allo stesso modo. Ecco che sarebbe opportuno invece poter ritornare a gestire gli spazi che ci sono nel tracciato, 12 metri, 14 metri, quello che è la larghezza della pista, e non avere tutto quel margine dipinto con vernici particolarmente ruvide che possono dare un grip anche oltre l'asfalto e che consentono anche di non vedere più qual è il pilota veramente che ha cuore, che ha fegato, che ha pelo, per meglio dire, e quindi capire se è semplicemente una prestazione grazie al controllo di trazione, grazie a tutti quelli che sono gli aiuti elettronici, e dove uno mette gas e va. Se sbaglia di 20 centimetri, chi se ne frega, tanto c'è la parte che con il primo richiamo non mi dicono niente, e dopo posso comunque, al di là del richiamo o al di là del poter gestire o meno lo spazio sempre limitato ad una certa larghezza che è quella dell'asfalto, ma sta a significare che io non ho il patema d'animo di correre il rischio di farmi male, perché tutto, la bravura di un pilota, era giocare sul filo, sulla lama del rasoio, nel osare ma non esagerare, arrivare al limite ma salvaguardare la propria incolumità. Quindi questo manca, non è più lo stesso tipo di approccio mentale alla competizione, è un'altra cosa. È come dire, quanti sanno fare un doppio salto mortale o un salto mortale in avanti o indietro sul tappeto, sulla pedana. Un conto, un altro conto invece è fare un salto mortale in avanti o indietro sull'asse di equilibrio, cioè su quella ventina di centimetri scarsi dove la famosissima Comaneci incantò il mondo alle Olimpiadi. Ecco la differenza tra affrontare un curvone di sesta da 250, 260, 270, 280 all'ora, non vedere l'uscita e mettere il gas al punto giusto per passare la tangente di curva e spalancare. Se tu hai all'esterno tutti quei metri che dicevo prima e ti possono permettere l'errore, lo sbaglio e andare fuori, vuol dire che è facilitata questa operazione. Quindi rifaccio il mio ragionamento iniziale. Va bene lo spazio di fuga, è imperativamente importante avere lo spazio di fuga, ma all'esterno della carreggiata ci deve essere un cordolo che non abbia rilievo, ci deve essere un piccolo margine per segnalare al meglio al pilota, visivamente parlando, questo spazio, questa carreggiata, ma fuori ci deve essere una superficie che non ti permetta di rimanere in piega ancora. Perché? Perché è lì il punto. Tu hai uno spazio che è limitato e devi eseguire la tua manovra in quello spazio. È come dire un campo di calcio, hai il rigore da tirare. La porta quanti metri è? Se io ti allargo la porta e ti
2 o 3 metri sarà un pochino più facile tirare il rigore, giusto? Giusto. Banalizzo il tutto facendo questo esempio. Oppure il canestro, al posto della circonferenza che ha, io te lo aumento di 20 centimetri, 30 centimetri, mezzo metro, capisci che anch'io che sono un pollo a giocare a basket posso fare un pochino più facilmente il mio canestro. Ecco perché io dico, larghezza della pista deve essere quella, basta, finito. Non che all'esterno tu hai ancora la possibilità, oppure sbagli, vai fuori e chi se ne frega, tanto rientri e ti rimetti in corsa. No, un tempo quando se tu esci hai sbagliato, sei fuori, hai perso il tempo di rientrare, poi hai perso 30-40 secondi. Questa è la differenza. Chiarissimo, chiarissimo concetto. Passiamo al secondo argomento che tiene banco adesso, che è Marc Márquez, pilota icona della MotoGP attuale, che ha fatto varie cadute, sempre passando incolume, per fortuna, però l'anno scorso a Jerez 2020 ha pagato dazio con la frattura dell'omero. Le varie vicissitudini lo hanno tenuto lontano anche dalle piste, e avendo anche provato la sistemazione dell'omero messa in qualsiasi modo, anche poi con il comunicato dell'Honda che dice che il finestrone, quando poi ha fatto evidentemente motocross, è una caduta, e adesso una caduta con un nuovo caso di diplopia che ha praticamente paralizzato il nervo ottico, sdoppiando l'immagine. Purtroppo è mancato il migliore, è mancato quel pilota che ha segnato una nuova epoca, è mancato un pilota che io credo con un intervento mirato di un dottore che si chiama Claudio Marcello Costa. Il dottor Costa è colui il quale, e per almeno 3 volte anche sottoscritto, ma soprattutto il dottor Costa vanta un'esperienza infinita nell'ambito delle condizioni e particolarmente nell'ambito della traumatologia. Il dottor Costa mi ha spiegato quello che è avvenuto nella errata operazione che hanno fatto a Márquez. Gli hanno applicato una placca per far sì che questa placca si accoppiasse al meglio con l'omero nel punto della frattura. Hanno adattato con un intervento di limatura l'osso, hanno tolto tutta la parte membrana che ricopre esternamente le nostre ossa, che si chiama periosteo, e la mancanza di periosteo, mi ha detto Claudio, porta inevitabilmente a non avere una corretta formazione di calcio per la riparazione della frattura. Quindi sotto quella placca praticamente non è più avvenuta quella riparazione di aumento di callo osseo, e lui addirittura ha iniziato ad avere tutta una serie di infiammazioni e di problematiche al suo braccio e alla parte legamentosa e alla parte anche nervosa, per quelli che sarebbero poi stati gli acciacchi verificatisi in seguito. Ecco perché sarà molto molto difficile vedere nuovamente Márquez nelle stesse condizioni fisiche, e io aggiungo anche psicologiche, in futuro. Assolutamente, perché poi la fretta di rientrare, come Claudio Costa comunque ha messo in piedi gran parte del motomondiale, partendo dalle mani di Capirossi a Schwanz, soprattutto Mick Doohan, che praticamente prima di farsi veramente male ad Assen era un buon pilota, giocava, cioè correva ed era comunque
uno dei quattro dopo gli americani. Dopo che Costa gli ha salvato la carriera, perché più che salvargli la gamba gli ha salvato la carriera, trascinandolo dall'ospedale di Assen, riportandolo in Italia nella sua clinica e curandolo con il suo metodo, quindi Duan avrebbe dovuto consigliare Marquez di rivolgersi soprattutto a Costa se la storia di Costa se la fosse dimenticata. Eppure adesso dottor Costa soprattutto manca al motomondiale. Confermo tutto quello che hai detto e in particolare ti dirò che il fatto di non avere un uomo come lui nel mondiale va a scapito di tutti i piloti che in questo momento potrebbero essere curati in altro modo quando avvengono certe fratture, quando avvengono certi incidenti. No, assolutamente. Poi adesso che Marquez ha avuto questa ricaduta di diplopia, dello sdoppiamento dell'immagine, che lui ebbe già nel 2011 durante una caduta in un turno di prove libere in Malesia, lì poi lui fu operato e tornò anche più forte di prima. Adesso soprattutto magari in un fine stagione, poi sento cosa ne pensi te. In un fine stagione, quando ci sono i test per la stagione dopo, quando sai comunque che sei, mettiamo in piedi per miracolo, perché comunque c'ha le spalle che sono messe male, ha fratture tipo l'omero, che comunque è un osso che nel motomondiale non se ne sentono tantissimi. Forse non era il caso di forzare così, andando a fare, dicono enduro, ma poi è motocross. Sai, è difficile poter valutare da fuori quello che un pilota debba o non debba fare. Ognuno si prepara come meglio suppone sia o meglio possa essere guidato da qualcuno per poter essere il più competitivo possibile. Ma nel caso di Marquez, credo che non sia stata tanto la fretta di voler tornare, perché è stato dimostrato da anni di competizioni che certe fratture, dopo una dozzina di giorni, sono già saldate, non dico consolidate, ma saldate. E più tu fai lavorare la parte, e più la parte guarisce normalmente, spontaneamente. Questo per dire che la frattura che normalmente sanguina, perché l'osso sanguina quando è fratturato, ha un apporto maggiore, grazie alla circolazione sanguigna, ha un apporto maggiore di calcio. Ecco perché normalmente quando tu rientri, patisci dal lato dolore, dal lato stress, però aiuti ad accelerare questo punto nella guarigione. Marquez invece si è ritrovato a dover confrontare il suo stato fisico con una serie di inconvenienti che hanno aggravato giorno dopo giorno quella sua condizione e quindi l'infiammazione, quindi l'infezione, quindi tutto quello che ne ha conseguito. Assolutamente, perché comunque il dottor Costa ha fatto dei miracoli per tutti i piloti, trattandoli soprattutto come figli. Sicuramente Marquez avrebbe avuto bisogno, piuttosto che rivolgersi alla sua equipe, che dopo tanti interventi questo l'ha un po' toppato, ecco. Poi tu hai parlato del dottor Costa e almeno secondo me è stato un po' brutto come è uscito. È stato qualche cosa di inaccettabile, lasciatemelo definire tale, perché un uomo come lui avrebbe ancora
dato tanto al motociclismo. Un uomo come lui avrebbe potuto rimediare a molti inconvenienti di tanti piloti che attualmente si devono barcamenare in quelli che sono le regole attuali, perché prima non c'era nessuno che ti potesse impedire sulla linea di partenza di partecipare qualora tu avessi dimostrato di passare un test medico. Adesso invece il test medico lo fanno a modo loro, lasciano entrare chi voglio, lasciano, permettono il rientro a personaggi che magari sono appoggiati, lasciatemi dire, politicamente o nazionalmente, perché spagnoli, perché c'è tanto da aggiungere che non voglio adesso entrare nei particolari perché diventerebbe abbastanza sgradevole. No, cioè assolutamente capisco cosa vuoi dire e di sicuro adesso che il suo posto è stato occupato dal dottor Zaza che ha preso il suo posto, per carità, bravissimo e non si discute la competenza, però il dottor Costa aveva anche una cura anche e soprattutto con bastava una parola. Ma sai, qui non si tratta di paragonare Zaza a dottor Costa, qui si tratta di parlare di un dottore che ha operato, perché il soggetto rimane sempre comunque Marquez, che ha operato quel ragazzo e lo ha operato facendogli dei danni. Questo è il punto. Quindi rimaniamo nell'ambito delle responsabilità anche. Ma voglio dire, se un dottore agisce in quel modo, fa quel tipo di operazione e toglie da un arto, da un osso, da un omero, quella parte, quella pellicola che impedisce poi, non essendoci più all'osso, di rigenerare quella necessaria cordonatura, fatemela definire così, come se fosse una saldatura, come se fosse la parte aggiunta per riparare o per unire due pezzi, e in questo caso è il pezzo rotto stesso dell'osso, e tu non puoi più usufruire di quella miracolosa membrana, pellicola, che si chiama periostio, vuol dire che qualcuno è stato responsabile di questo misfatto, questo intendo dire. Quindi un dottor Costa presente avrebbe, pur lasciando operare un pilota, avrebbe potuto dire o chiedere quali fossero le credenziali di quel chirurgo. Vi faccio un esempio. Quando io mi ritrovai a Le Mans in un incidente piuttosto grave, dove la moto era atterrata sulla mia schiena dentro le reti di protezione, e all'ospedale di Le Mans, io lamentandomi per una ferita al braccio dove c'era una lussazione, oltre che altri danni alla colonna vertebrale, alla scapola, eccetera, dico con parole abbastanza terra terra, ho l'impressione che qualche cosa non vada nel braccio, ho l'impressione di avere un rullo compressore sul mio braccio. Lui mi ha preso avambraccio e braccio, lo ha flesso avanti e indietro un paio di volte e poi mi ha detto stringi i denti, mi ha dato un colpo, mi ha rimesso in sesto radio ulna all'interno dell'articolazione dell'omero e ho sentito affluire una ondata incandescente di sangue paragonabile a sentire della lava sul tuo corpo. I dottori dell'ospedale di Le Mans mi hanno detto sarebbero bastati ancora una decina di minuti, perché nel frattempo era già trascorsa più di mezz'ora, che il mio braccio sarebbe andato
puttane, cioè non c'era più circolazione sanguigna, arteriosa e braccio. Ma che cosa è ancora successo di più importante? È che io avevo una pressione al polmone, avevo un pneuma ematorace e quella arteria che si era praticamente schiacciata e lacerata in quella lussazione dell'omero, lui non ha esitato a domandare quale fosse il miglior chirurgo dell'ospedale. Lo hanno svegliato la notte, mi ha fatto operare e lui presente, quindi è entrato in campo, è entrato in azione un chirurgo chiamato dal dottor Costa, non un chirurgo che era di turno in quel momento all'ospedale. Questo è un semplice esempio che io vi faccio direttamente e ve lo confido come notizia, perché nel caso in cui fosse magari andato in mano a qualcun altro, probabilmente l'operazione non sarebbe ben riuscita come invece è accaduto. E se non ci fosse stato il dottor Costa, io il braccio sinistro oggi non l'avrei più, me l'avrebbero amputato. Ma nessuno si è accorto all'ospedale che c'era una ostruzione dell'arteria omerale e quindi il mio braccio non era gonfio perché avevo preso una gran sventola e la moto mi era arrivata in testa, ma il braccio era gonfio perché uno era lussato a livello del gomito, due la lussazione, l'omero fuoriuscito dalla sua sede aveva schiacciato e lacerato la vertebra omerale. Questo è un piccolo esempio, un piccolo aneddoto di chi è il dottor Costa. Sì, non aveva bisogno di presentazioni, però hai proprio colto nel segno con questo esempio. Ma non, scusami Fabrizio, non per presentare il dottor Costa o per dire qualcosa di positivo nei suoi confronti. No, no, assolutamente. È semplicemente per dire la differenza di avere accanto a te un dottore chirurgo, come nel caso del dottor Costa, che però dice sempre, ricordo questo, faccio una brevissima parentesi, ha sempre detto il dottor Costa che sì, io sono chirurgo, ma non c'è chirurgo che tenga il mondo bravo come la natura. Quindi questo per dire, usando le sue parole, che lui preferisce lasciar fare la natura, che è molto più brava del chirurgo più bravo che ci sia sulla faccia della terra. Assolutamente, no, io dico che il dottor Costa non aveva bisogno di presentazioni, ma questo esempio che tu hai portato e vissuto sulla tua pelle non lascia nessun dubbio da quello che potevamo conoscerlo tutti dalle sue capacità apprese dalla televisione e tutte le cure che ha riservato come coccole anche ai piloti. Sicuramente la storia di Doohan è praticamente un esempio, perché praticamente lo ha strappato. Voglio fare una domanda io, Fabrizio. Tu hai visto il film repertorio che può essere come un racconto sulla vita del dottor Costa? No. Hai avuto occasione di vederlo? No, purtroppo no, mi manca. Allora, so che l'hanno presentato a Imola, però non sono riuscito a... Allora, ti suggerisco e vi suggerisco alla prima occasione, se vi capitasse di vedere da qualche parte una proiezione del film del dottor Costa, di andarlo a vedere, perché sarebbe molto molto efficace per capire il mondo dottor Costa. Accetto il consiglio e mi attivo per vederlo, perché comunque il dottor Costa in vari documentari anche motociclistici tipo Faster o Hit in the Apex ha fatto sempre la sua prefazione con anche articoli dove spiegava proprio la clinica mobile. Esatto. E invece l'ultimo tratto, l'ultimo stint di questo primo podcast in collaborazione con te, ti chiedo, cambiando proprio discorso, sia da pilota che da team manager, piloti che ti hanno lasciato il segno. Sono tantissimi. Allora facciamo 5 e 5. 5 e 5 cosa intendi? 5 da pilota e 5 da team manager. Ah, ok.
Allora, 5 da pilota, direi, ho avuto l'occasione di fare qualche anno con grandi campioni del passato. Quello che mi ha particolarmente impressionato è stato Phil Reed. Phil Reed, che l'ho trovato in pista, anche lui con una Suzuki 500, e quindi l'ho potuto misurare e valutare molto bene, fortissimo. Un altro fortissimo è stato il mio compagno di avventure e antagonista primario italiano, che è Marco Lucchinelli. Altri ancora, da Barry Sheen a Jack Middleburg, a Teppi Lansivori, a Michel Ruggeri, tutti ragazzi fortissimi. Philippe Coulon, che ho già citato prima, quelli più in qui con gli anni, più vicino al periodo in cui, quando io mi sono ritirato, anzi nel periodo in cui ho poi smesso di correre, perché non mi sono mai ritirato, quando ho smesso di correre, da John Kocinski a Joe Dunlop, da Kazumi Katayama, Colin Edward, Noriyuki Haga, Freddy Spencer, Carl Fogarty, credo siano stati loro, Giancarlo Falappa, Mauro Lucchiari, credo siano stati loro quelli più forti che ho trovato in pista, che ho visto poi anche dai box come team manager. In un ultimo, Anthony Gogart, australiano. Ecco, forse è l'ultimo pilota che ha avuto Gogart. Sì, esattamente. E questo è uno dei gli ultimi che ti ha veramente impressionato? Beh, quello tra quelli ultimi che ho potuto seguire come team manager è sicuramente quello che mi ha più impressionato di tutti. Sia come carattere che come pilota? Sia come persona? No, io mi fermo alla manetta, fermo all'essere pilota. Poi dopo, quando entriamo su un discorso personale, ci sono altre mille sfumature, ma non entro in merito, non voglio entrare in merito, mi limito a rimanere su una valutazione puramente sportiva. Certo. Dimmi, vai pure. No, ho detto, diciamo, che non ho altro da aggiungere, se non il fatto di dire che Anthony è stato veramente un pilota di una levatura immensa, meno fortunato come periodo agonistico, quindi parabola agonistica, perché avrebbe potuto correre per molti più anni, è sempre stato un poco sopra le righe come vita personale, ma è quello che era entrato maggiormente, diciamo, nel mio cuore, ecco. Soprattutto anche la gara di Phillip Island. Sì, la gara di Phillip Island è stato un capolavoro, perché abbiamo vinto una delle due manche grazie a lui, portando una moto, una bimota con motore Suzuki, portata in pista un mese prima, ed è stato qualcosa di inenarrabile, lasciatemelo definire così, perché è stato qualcosa di emotivamente d'impatto, un qualcosa che non potrò mai più scordarmi e che non avevo mai visto prima nella mia vita. Diede una cinquantina di secondi al secondo, e il secondo si chiamava Carl Fogarty. Questo, il tutto sul bagnato. Assolutamente, me la ricordo quella gara, era gara 1 del 2000. Sì. Assolutamente. Pinna sul casco, 501, bimota grigia metallizzato, esatto, con i baffi rossi.
Bellissima. Anzi, scusa, con i baffi fluorescenti, arancione fluorescente. E diciamo che appunto tutti questi retroscena della che era scesa appunto in un mese prima rende ancora più grande l'impresa. Sì, soprattutto perché quando alla fine del 99 io lo invitai a venire da me, lui era qualcosa come oltre 15 kg di sovrappeso aveva addosso. Lo feci lavorare tutto l'inverno e ci presentammo in primavera, tirato a lucido e capace di far vedere quale fosse veramente la sua levatura agonistica. E nel periodo Ducati o Kawasaki del team PSG1 o nel team Ducati Superbike hai avuto anche Frankie Chili, hai avuto anche, mi sembra, anche Regis Laconi. Sì, ho avuto Frank Chili, John Kocinski, Esatto. Fogarty stesso, Mauro Lucchiari, Giancarlo Falappa, Neil Hodgson, Troy Corser e anche Freddy Spencer per una corsa. Di tutti quelli che hai Tutti. detto, uno che ti è rimasto, nel cuore di quegli anni Ducati? Ma nel cuore un po' tutti, devo dire, perché chi più chi meno, i piloti, quando vivi la competizione dal muretto, è un po' come un qualcuno che è fuori nella tempesta che deve rientrare in porto e quindi ti preoccupi. La competizione è un po' come una tempesta, è un po' come essere in alto mare col mare in burrasca. E poi deve rientrare ai box, deve rientrare in porto. Quindi quello stato di tensione, quella apprensione, soprattutto quando hai piloti giovani, e questo mi era accaduto nel 1990 in Kajiva, con Kajiva 500, dove avevo piloti da curare che erano Ron Haslam, Randy Mamola e Alex Barros. Barros era giovanissimo e veniva da esperienze 250, quindi era il primo 500 che aveva tra le mani. E quando sai quale sia la differenza tra una 250 e una 500 e sai che il pilota ha una ancora purtroppo esperienza limitata per gestire certe potenze, vi assicuro che non ero tranquillissimo. Poi dopo Barros mi confortò dal lato guida, dal lato testa sulle spalle e quindi ha poi dimostrato anche negli anni successivi quale fosse la sua levatura tecnica e la sua capacità. Ma questo voleva solo e semplicemente indicare quelle tensioni che tu vivi da di qua del muretto, ecco. Assolutamente, non è tutto a cuore leggero, anzi, si vive tutto in prima persona e è vero che i piloti ci regalano uno spettacolo bellissimo tra sorpassi e controsorpassi, però da team manager soprattutto sono 30 minuti o 40 minuti di apprensione, perché speri che tutto fili dritto. Corse di velocità sono più sull'ordine della cinquantina di minuti. Assolutamente. Quindi siamo quasi al termine che dire? Intanto io ti ringrazio tanto per la tua collaborazione, spero che questa sia la prima e spero di averne anche altre. Dimmi? Con piacere, dicevo. Grazie mille. E quindi sei la storia, ne hai viste talmente tante, quindi conosci anche altri fattori e riesci a inquadrare subito
la chiave di lettura, vedendo di sicuro anche nelle prossime puntate che faremo, vedremo anche altre sfaccettature o altri aneddoti o esperienze che hai vissuto, che anche noi abbiamo vissuto, ma dal televisore o dagli autodromi. Molto volentieri. Quindi ringraziamo un'altra volta Virginia Ferrari per il tempo che ci ha dedicato. Vi aspetto. Wii Motorsport torna con la prossima gara di Formula 1 e settimana prossima. Speriamo di riaverlo settimana prossima per una nuova puntata. E vi saluto, a presto e seguiteci. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Se sei alla ricerca di motori, Wii Motorsport è il podcast che fa per te. Lo trovi su tutte le piattaforme: Spotify, Anchor, Other, Google Podcast, Apple Podcast e Overcast. Segui la pagina Instagram e unisciti al canale.